Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Si perde ogni rispetto in questo contesto, e quindi il fatto che l'Italia abbia detto aspettiamo la Germania poi ha ratificato la riforma del MES e ancora siamo qui a, diciamo, cincischiare su ragionamenti confusi del pacchetto, discorsi che abbiamo sentito per anni. Nel frattempo si prova a distrarre l'opinione pubblica prendendosela con la BCE. Tema dei tassi può essere discusso, può essere discutibile, posso pure io avere le mie opinioni, ma qui non si tratta di una cosa che viene decisa dal governo, mentre invece il governo dovrebbe decidere come far avanzare lo sviluppo in Italia, la messa a terra in Italia del Next Generation EU, cioè del PNRR. Quello per cui noi ci siamo battuti quando Giorgia Meloni, in quei mesi in cui da qua sono collegato al Parlamento Europeo, si lottava, c'era David Sassoli, c'era una Italia schierata insieme ad altri paesi per costruire la solidarietà europea, per costruire il debito comune, il primo passo verso un'Europa più unita, una strada che credo vada ancora perseguita. La Meloni in un'intervista a un giornale italiano diceva che bisognava chiedere un prestito al Fondo Monetario Internazionale. Non è una mia invenzione, lo si trova facilmente. Quindi parliamo quindi di lo scenario del Libano, dell'Argentina, di questo tipo di situazione. Oggi queste risorse non possono essere sprecate. Il governo, invece che aprire mille fronti in Europa, non chiuderne neanche una, parla di svolta sui migranti, non c'è niente. Ogni volta che io chiedo a un esponente della maggioranza cosa è stato ottenuto sul tema dei migranti, nessuno è in grado di rispondere, mai, perché non è stato ottenuto nulla. La Meloni apre mille fronti, non ne chiude neanche uno, e la credibilità del paese va a picco, perché, ripeto, sul MES noi abbiamo preso un impegno, perché non lo facciamo? Perché parliamo d'altro e non del fatto che sul PNRR il governo è in ritardo e vuole e rischia di perdere i soldi per gli asili, per il ciclo dei rifiuti, per la transizione ecologica. Da ultimo, non è che lo diciamo solo noi, non è che noi che attacchiamo il decreto lavoro, che è un decreto precarietà, siamo solo noi, diciamo, okay, della parte dell'opposizione. Però, la Confindustria, che credo non contesti Giorgia Meloni dicendo, accusandola di affastellare le questioni e poi ci mette dentro tutto quanto. Mi pare che la critica puntuale del PD sull'atteggiamento del MES sia quella.